Veronica Pivetti torna a vestire i panni di Camilla, della professoressa che non solo insegna ma pure indaga. Amante dei gialli, cosa aspettarsi in questa sesta stagione? Non ne posso più di dirlo, di tutto. No, non è che non ce l'ho con voi, ma è che lo continuo a dire. Beh, succedono un sacco di cose, diciamo, tanto è questo che importa. A livello sentimentale c'è un, possiamo dire, terremoto, un po' antico come modo, però è vero, altro che un terremoto, è così. Infatti avevo letto di un terremoto bello netto, un allontanamento, un tradimento, una cosa... Cambia tutto e, come dicevo in altre interviste, è un po' una specie di ode alla famiglia allargata questa sesta serie, perché succedono tante cose, perché una famiglia finisce, perché ne comincia un'altra, perché poi l'altra durerà, perché poi comunque si rimescolano le carte continuamente fino a un colpo di scena nell'ottava puntata che non vi dico, per cui insomma è inutile che chiediate a me, guardate e poi scoprirete. Ma ecco, lei come Veronica, davanti a un tradimento o comunque qualcosa di simile a quello che succede a Camilla, come reagirebbe? Come Camilla o in qualche altro modo? Io devo dire, sono la meno adatta a rispondere a questa cosa, perché beh, è chiaro che il tradimento non fa piacere a nessuno, però io sono stata anche un po' birichina a suo tempo e quindi è meglio se sto zitta. Però certo, i tradimenti fanno incavolare. Quindi potete capire che... L'ultimissima domanda, la curiosità. Invece di chiederle se c'è stato un professore, dato il ruolo da professoressa sua, che tipo di studente era lei? Ah, io studentessa pessima. No, nel senso che ero, come sempre, insomma, come facile, molto brava nelle materie che mi piacevano e pessima in quelle che non mi piacevano. C'è una cosa di un'ovvietà assoluta. Però è così. Ero molto portata per l'italiano. Io ho fatto il liceo artistico, ho visto storia dell'arte, disegno, figura disegnata, ornato, grafica, mi piaceva da morire. E poi matematica, chimica, scienze. Da dimenticare, infatti lo dimenticate, sono stata proprio brava. Certo, ci vediamo il 10, tutti, ci vediamo tanti, il 10 settembre. Prof, c'è ancora prof? 6.